Bene, buon pomeriggio dalla redazione web della città di Torino. Eccoci con il nostro secondo appuntamento con le notizie dal web della città. Iniziamo dal tempo: la temperatura alle 15:20 era di 22 gradi, come vedete dal cartello, un'umidità del 53%. Le previsioni sono nella sera, nella notte e domani mattina. Sono stabili sul poco nuvoloso. Siamo in collegamento con Mauro Maras della redazione di Torino Click, l'agenzia quotidiana della città di Torino, dove stanno preparando il numero che sarà disponibile dalla prima pagina della città fra qualche ora. Sentiamo se Mauro è in linea per darci un'anticipazione degli argomenti che saranno trattati nel numero disponibile questa sera. Mauro? Sì, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo due notizie in particolari. La prima è il fatto che questa mattina sono venuti i lavoratori dell'URMET a manifestare davanti a Palazzo Civico. L'URMET è una fabbrica di Via Bologna che rischia di chiudere. Il vice sindaco De Alessandri ha incontrato i lavoratori e diamo un po' un resoconto di quello che ha detto. E poi parleremo di una strana manifestazione che questa mattina è stata fatta da un gruppo di politico giovanile in Piazza Solferino che ha messo delle bottiglie di plastica con un messaggio al sindaco, all'assessore Tricarico relativamente alla casa per i giovani e c'è una risposta dell'assessore Tricarico a questi giovani. Bene, grazie Mauro, buon lavoro. Quindi appuntamento fra qualche ora. Dalla prima pagina della città di Torino, nella colonna di sinistra, potete prelevare il numero di Torino Click di cui avete sentito le anticipazioni. Vediamo qualche notizia sui lavori di domani, martedì 15 luglio, lavori edili con divieto di transito nel controviale di Corso Agnelli, fronte civico 45. Inoltre, nella notte tra martedì e mercoledì, come di consueto, dall'1 alle 3, chiusura del sottopasso di Porta Palazzo per operazione di pulizia meccanizzata. Vi ricordiamo inoltre che è in corso un lavoro di asfaltatura della strada in piazza Zara. Questo provoca qualche rallentamento. In manutenzione, il semaforo di via De Sanctis, angolo via Chambéry. Inoltre, per lavori AM, un divieto di transito è presente nella carreggiata laterale est in corso Castelfidardo, angolo Corso Einaudi. È in corso il Consiglio Comunale e, come sempre, è ritrasmesso in diretta dal canale multimediale della città. Trovate il link direttamente nella prima pagina, della, città. Volevamo guardare un attimo se riuscivamo a trasferirvi alcune delle immagini della discussione attualmente in atto, però mi sembra che non arrivino le immagini. Passerei alle webcam che inquadrano alcuni punti della città. Questa è Piazza Palazzo di Città, vedete assolata in questo momento. Il piazzale Autostrade Torino Nord, un pochino di traffico nella rotonda che porta all'ingresso delle autostrade Torino Milano e Aosta. Piazza Castello da una webcam della regione Piemonte, il lato verso via Roma. E infine vediamo Piazza Derna, qui inquadrata in direzione centro città. Mi pare che anche il traffico sia assolutamente nella norma. Bene, con questo direi che abbiamo concluso questo breve notiziario. È andato anche nell'edizione di oggi leggermente in ritardo rispetto all'orario previsto delle 16:15, di questo ci scusiamo. Ringrazio Paolo Mosso che ha curato con me la messa in onda dell'edizione. Vi do appuntamento a domani mattina alle ore 9:15. Buon proseguimento di giornata.